Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo nella seconda domenica di Avvento, tradizionalmente denominata la Domenica del Battista, perché la liturgia in questa seconda, appunto, domenica di Avvento ci pone sempre dinanzi la predicazione del precursore di San Giovanni Battista. Ovviamente non è una circostanza casuale, ma è una scelta molto ben precisa della liturgia che serve a sollecitare in noi la presa di coscienza di questa questione. Sappiamo che l'Avvento celebra la venuta del Signore, la venuta nella semplice forma, la venuta storica che ricorderemo a Natale, l'ultima venuta, e quella che per noi è più importante, la venuta che Gesù continuamente, anche se misteriosamente, compie nelle anime dei fedeli. Si chiama la venuta intermedia o la venuta continua di Gesù. Voi capite che quando qualcuno viene, bisogna che colui da cui va lo accolga, quindi lo conosca, lo riconosca e lo accolga. Se io sto andando a visitare le case adesso a benedirle, se suono e dentro non mi aprono, o qualcuno non apre, o non c'è nessuno, o qualcuno dice non mi interessa, la casa non viene benedetta. Io sono andato però, d'accordo? Molto importante per un sacerdote che faccia tutto quello che deve fare, che nessuno ti possa dire tu non sei venuto, no, tu non mi hai fatto entrare. Questa è la stessa identica cosa che fa il nostro Signore. Allora, quali sono le condizioni che impediscono a Gesù di intercettarci? Ecco San Giovanni Battista, ce ne dice quattro, cioè adesso le decodifichiamo brevemente tutti e quattro. Dice: ogni burrone sia riempito, ogni monte e colle siano abbassati, i passi tortuosi siano diritti e i luoghi impervi spianati. Voi capite che queste sono quattro immagini che devono essere decodificate. Si tratta di atteggiamenti nostri, capite? Non è che dobbiamo abbassare la sempre visa, d'accordo? Oppure andare vicino al Mar Morto che sta a 400 sotto il livello del mare e faccio un interrato, no? Non si tratta di questo, si tratta di cose nostre. E per questo però c'è una condizione, come dire, generale. Nel deserto preparate la via del Signore, il Papa ci ha ricordato recentemente. È necessario per prendere coscienza, perché adesso noi dobbiamo farci uno screening, qual è la situazione problematica che c'è in me. Bisogna imparare a fare silenzio, figlioli miei cari, perché la voce della nostra coscienza ci parla, ma per ascoltarla bisogna mettercisi in ascolto, e noi non la ascoltiamo se siamo completamente con la testa piena di tanti pensieri, di tante preoccupazioni, e senza mai fermarci un pochino con noi stessi o davanti al Signore, metterci in ascolto. Questo è il prerequisito. Adesso vediamo quali sono queste condizioni. Ogni monte e ogni colle si è abbassato. Chi è il monte e il colle? È colui che sta in alto, è colui che si erge. Cosa rappresenta? Rappresenta la persona superba. La persona superba è quella che pensa di poter fare a meno di Dio, molto semplicemente. Dio non mi serve, faccio da solo, faccio io. Qual è la spia che io sono un'anima superba? Guardate che tutti i superbi non pensano di essere, così come tutte le altre cose. Ci sono delle spie. Qual è la spia che mi fa dire se io sono superbo? Guarda, sono delle piccole cose. Vi faccio un esempio. Ti è mai capitato nella tua vita, ma seriamente, queste sono cose che dobbiamo riuscire nel cuore, di metterti davanti a Dio e dire: quando sono proprio sbagliato, devo correggere il tiro, ho fatto un guaio, ma seriamente, magari mi vergogno di riconoscerlo davanti a tutti, e questo è pure comprensibile, però lo riconosco davanti al Signore, che è la cosa più importante, e dico: qui bisogna cambiare registro, su tantissime cose, su una cosa che pensavo, su una persona che magari giudicavo, che magari troppo frettolosamente ho sparato a zero, e poi ricordo che questo, perché ho fatto così? Ecco, io vado breve, la superbia o l'orgoglio. Quante volte nella vita tua hai chiesto scusa? Scusa, scusa si chiede quando uno appunto riconosce che ha sbagliato, o anche sbagliato nel trattare male una persona, avendo torto, capito? Me lo sbagliato.
La seconda cosa, quindi attenzione a quelli che pensano di poter fare a meno di Dio. Primo, categoria. Secondo, la cosa contraria. Il burrone non va in alto, va in basso. Che ci fa pensare un burrone? Uno che è precipitato. Chi? Un depresso o un disperato, peggio ancora. Chi sono i depressi e i disperati? Sono quelli che non è che pensano di poter fare a meno di Dio, ma addirittura attribuiscono a Dio le responsabilità dei guai che hanno passato. Chi è disperato e depresso? Cioè, egli, c'è un sacco di guai, dove sta Dio? Quindi non è che pensa di poterne fare a meno, ma pensa che Dio di lui non se ne cura. Anzi, che magari avrebbe voluto fare qualcosa per risolvere un problema, per non farmi succedere un guai, e invece non ha fatto niente, quindi se la prende con lui. Voi capite? Se Gesù viene nella vita di un superbo, cioè di uno che pensa di poter fare a meno di lui, cioè io non mi servi, la vita me la faccio da solo, oppure di uno che lo accusa delle proprie cose che non vanno, quando si incontrano? Non si incontrano mai. Quindi chi pensa di poter fare a meno di Dio, o chi ce l'ha con il Padre Eterno perché lo ritiene responsabile dei suoi guai. Terza cosa, i passi tortuosi siano diritti. Voi capite, nella Bibbia che cosa c'è scritto? Qual è la via diritta? La via di Dio è diritta, dice il Salmo. La parola del Signore è forgiata dal fuoco. Quindi qual è la retta via? La retta via è quella di chi percorre l'obbedienza a Dio e ai comandamenti. Quindi qual è la via tortuosa? La via tortuosa sono quelli che volontariamente trasgrediscono i comandamenti. Ah, io lo so che non si deve bestemmiare, ma io bestemmio. Ah, io lo so che non bisogna essere puri, ma io non porta niente, mi piacciono i piaceri e faccio come va. Ah, io lo so, eccetera. Oppure, o quelli che lo fronteggiano, che lo sfidano al Signore, oppure quelli che lo sfidano in un altro modo. Cioè, vabbè, a me carisma hanno insegnato questa cosa del peccato, ma io non ci vedo niente di più. Per me non è peccato. D'accordo? Come se il bene e il male fosse una misura che noi possiamo dare alle cose. Capite? Quindi o fronteggio Dio a viso aperto, oppure mi ritengo di essere più intelligente di lui, perché quando io dico per me non è peccato, voi capite, no? Cioè, se il nostro Signore ha detto che una cosa è male, e io dico, ma per me non è peccato, che cosa sto dicendo? Che io sono più intelligente del Padre Eterno? Dico bene o dico giusto? Dice qualcuno per scherzare. Cioè, capite? Questi non sono comportamenti coscienti, è per questo che bisogna fare silenzio. Cioè, sono cose che noi facciamo in automatico, però sta attento che se tu stai volontariamente trasgredendo la legge di Dio, cioè sai che non dovresti fare una cosa o dovresti fare un'altra, fai il contrario, stai in questa situazione, tu stai sfidando il Padre Eterno. Che poi il nostro Signore sia buono e non te la faccia, come dire, scontare, questo è un altro discorso, ma per quanto stai, tu lo stai sfidando. Se tu dici per me non è peccato, tu stai dicendo al Padre Eterno, con il dovuto rispetto, ma tu capisci niente, io invece capisco, io ho ragione, capite? Infine, i luoghi impervi che siano spianati. Qual è un luogo impervio, capite? Un luogo impervio è una via dove non si raccapezza più il bandolo della matassa, d'accordo? Allora, ci sono delle persone che sono semplicemente non fronteggiando, non sfidano Dio, d'accordo? E neanche pensano di poterne fare a meno, e neanche in qualche modo si trovano nella situazione del burrone, quindi del depresso, di quelli che attribuiscono Dio alle proprie colpe, ma si trovano semplicemente in una condizione di smarrimento interiore, hanno perso il bandolo della matassa, sono smarriti. Allora ci sono due condizioni, sono smarrite e campano così, campano la giornata. Le persone, come dire, non credo più a niente, non so niente, tiriamo a campare, tanto qui il bene non esiste, il male non esiste, questo non c'è, quest'altro non c'è, amen, carpe diem, si dice, capite? Campiamo la giornata e amen. Anche qui, questa è una situazione che non è intercettabile da nostro Signore, perché ci sono due tipi di smarrimento, lo smarrimento, come dire, pessimista, capito? Non c'è niente da fare, oppure la famosa pecora della smarrita, lo smarrimento ottimista, cioè quello che si trova in questa situazione, però cerca, sta in ascolto, è aperto. Ecco, questi il nostro Signore li prende e sono i primi che tira fuori dai guai. Allora, se noi abbiamo una di queste quattro situazioni e non le correggiamo, come si correggono? Facilissimo.
La persona che è superba lo deve riconoscere e deve chiedere umilmente al Signore: fammi vedere bene nel mio cuore, aiutami a mettermi in discussione, aiutami a entrare in me e a rivedere alla tua luce la mia vita. La persona che è depressa deve aprirsi alla speranza. Nostro Signore non è la causa del male, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Nostro Signore è la causa del bene e deve riconoscere che il male che c'è in me nel mondo non viene da Dio, viene da me e dalle mie compagne di ventura che sono le altre creature, non da Dio. La persona che sfida il Padre Eterno deve mettersi in condizione di stare un pochino più tranquilla, fare un passo indietro, convertirsi, come si dice tecnicamente. La persona che non crede più a niente deve aprirsi alla speranza. Ecco, se c'è sta questa disposizione interna, il Signore non solo che viene, ma viene come un'autostrada e viene a tirarci fuori da tutte queste situazioni. Il Vangelo conclude: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Altrimenti, capite, come sempre accade, ritorna l'avvento, ritorna il Natale, va avanti la vita, la domanda delle domande, guardate, migliore di me, è una sola: oggi io sono uguale a ieri, all'altro ieri, un anno fa, a 2 anni fa? Cioè, una vita cristiana ben vissuta è una vita dinamica, cioè che va di cambiamento in cambiamento, di cambiamento in cambiamento. Non è che uno non cambia mai, perché uno cambia sempre, perché Gesù sta sempre un passo avanti, e se tu cammini, lui ti porta un passo avanti, un passo avanti, un passo avanti, un passo avanti. Se tu ti scopri che sei sempre uguale, sicuramente stai in una di queste 4 situazioni e non stai camminando, d'accordo? E il nostro Signore non sta in condizione di poterti tirare fuori, perché le porte del tuo cuore sono chiuse. Beh, abbiamo celebrato la solennità dell'Immacolata, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti nel silenzio del nostro cuore a vedere bene dentro di noi se siamo in qualcuna di queste situazioni, a porvi rimedio e aprire, anzi spalancare il cuore al Signore che viene e che viene a salvarci. Siamo lodati Gesù e Maria.